sportivi di montedivelocità.com. Buonasera, siamo qui al Pala Pippo Coppola insieme al Salvatore Costigliola, nuovo coach delle giovanili della Virtus Monte di Procida. Allora Salvatore, una nuova avventura per te qui in, a Monte di Procida. Come hai trovato l'ambiente? Se già conoscevi i ragazzi e soprattutto un po' l'ambiente montese? No, l'ambiente montese è quello di sempre, stupendo, caldo ed accogliente. Mi trovo benissimo con i ragazzi, anzi approfitto per fare un po' di pubblicità alla nostra società. Sono aperte le iscrizioni dai ragazzi da 4 ai 16 anni. Anche oltre, se siamo un po' attempati, ci possiamo sempre divertire, perché qui ci divertiamo. Abbiamo l'onore oggi, in effetti dopo presenteremo anche Massimo Antonelli con il suo Music Basket, perché noi insieme al presidente Romeo e agli altri dello staff, Coppola e diciamo anche altre persone che ci stanno vicini, Teresa Romeo, stiamo cercando comunque di riunire il paese attorno a questo sport, a questo palazzetto, perché un paese del genere, avendo una struttura stupenda, dico, ribadisco, stupenda, ci sono pochi paesi qui nel meridione, in Campania e se vogliamo anche in tutta Italia ad avere strutture così. Quindi diciamo, facciamo un appello alle persone di Monte di Procida, venite qui al palazzetto, portiamo i ragazzi a far praticare, perché questo è lo sport più bello del mondo. Non siamo società sportive tipo Calcio Napoli, roba varia, che possiamo usufruire di 80-100.000 posti, ma quelli che ci sono riempiamoli. E un saluto a tutti, un saluto all'emittente Monte di Procida, state con noi, veniteci a vedere, seguiteci, aiutateci. Buonasera. Amici sportivi, siamo in compagnia di una leggenda del basket italiano, alla grande dei primi anni 80 della nazionale italiana, due scudetti vinti con la Virtus Bologna, insieme a me Massimo Antonelli. Allora coach, abbiamo questa novità, Music Basket, parlamene un po' perché io sono veramente all'oscuro. Beh, Music Basket è un metodo vero e proprio che utilizza la musica per insegnare oppure migliorare i fondamentali della pallacanestro. La musica è un grande motivatore e agisce fortemente proprio, stimola fortemente gli atleti a migliorarsi a qualsiasi livello, sia dai ragazzini che stiamo allenando oggi, ragazzini di Biagio, e sia naturalmente ai giocatori, è stato preparato il metodo anche per i giocatori al massimo livello dell'NBA. Quindi ritmo, tempo, quindi automaticamente il palleggio, il passaggio è tutto in base al ritmo. Direi proprio di sì, qualsiasi gesto, la vita è tempo e spazio, e anche qualsiasi gesto tecnico e non sono tempo e spazio. Naturalmente se uno studia un metodo dove utilizza la musica naturalmente per migliorare i gesti tecnici, sicuramente una volta che i ragazzi hanno individuato qual è il ritmo del gesto, poi c'è un sistema vero e proprio, che ho canzoni sempre più veloci, quel gesto là io metto sempre pezzi più veloci finché non giungono a un loro limite massimo che io chiamo la soglia dell'errore, e io lavoro da quella soglia dell'errore in poi. Questo programma si chiama No Limits perché invita i ragazzi a superarsi. Come ti è venuta questa idea? Ma perché quando insomma facevo il riscaldamento io c'erano sempre sicuramente 10-15 centimetri di differenza tra un riscaldamento nel salto, quando c'era la musica saltavo molto di più e poi invece quando c'era la musica insomma saltavo molto di meno. Agito molto fortemente su di me, ma la musica naturalmente piace, come lo sport credo ci accompagna per tutta la vita, appena nasciamo e moriamo guardando sempre sport tipo in televisione, e la musica è la stessa cosa, l'ascoltiamo dal primo momento della nascita fino alla morte. Coach, grazie mille e ti lascio continuare il tuo allenamento. Grazie a voi, arrivederci. Grazie mille.